Bella regà, qua è Savix vi parla, bentornati in questo nuovo video bomba dove andremo ad analizzare frame per frame ragazzi il trailer di GTA 5 del DLC che dovrà uscire il 13. Allora ragazzi, quindi non ci incischiamo e iniziamo subito. Allora, quindi questo è il trailer raga e iniziamo con un bel play. Ci soffermiamo subito su questa immagine, ragazzi. Allora, questa immagine già ci dice tanto. E ripeto, tantissimo, ragazzi. Avremo un elicottero nuovo, un aereo e due veicoli, di cui già abbiamo parlato nel video precedente, nella live che ho fatto qualche giorno fa, ragazzi. Quindi, come ben vedete, una sarà una Camaro elettrica, dicono, ma non capisco perché ci sia la parte con i tubi di scarico, quindi o sono due versioni ragazzi, ci sarà una elettrica e una a benzina. Infatti questa secondo me potrebbe essere della categoria O-Tring. E poi abbiamo il SUV, il classico Suzuchino ragazzi, che conosciamo tutti, l'avremo visto mille volte in giro. Quindi a questo punto possiamo andare avanti con il video. Ragazzi, qua parliamo dell'Avenger, guardate che bello che è l'Avenger all'interno del nostro hangar. Come vedete già l'Avenger c'ha un colore nuovo, quindi molto probabilmente potremmo mettere le nuove colorature camaleonte sull'Avenger. Guardate che figata. Ovviamente ci sono anche i mitraglioni lì in basso, vicino alla ruota ragazzi, guardate che bomba. Lasciamo perdere le modifiche che ci saranno perché tra poco ne parliamo. Quindi continuiamo con il video. Ai ragazzi, già qua notiamo una cosa che sono rimasto un po' così. Il thruster all'interno dell'Avenger, raga. Guardate bene perché questa è un'ottima cosa. Perché se noi siamo dentro l'Avenger, ragazzi, in aria, in volo stallo, e usciamo dall'Avenger con il thruster e ci rimane l'Avenger lì in aria, raga, vi immagino il delirio che inizia a succedere nelle lobby. Quindi continuiamo con il video. Qua come avete visto l'Avenger passa su due veicoli, raga, e li aggancia precisi, quindi missili guidati. Ovviamente le varie armi che dovranno uscire ragazzi per sparare con la mira assistita da veicolo, guardate che bomba l'Avenger. E qua raga parliamo di una cosa strana. GTA ha voluto inserire questo jet che esiste veramente nella realtà, non vi sto a dire tanto qual è perché non ve ne frega un niente, ma vi posso dire che questo jet ha una particolarità di volo diversa dalle altre, tipo Hydra, ma non ha la stessa funzione perché il motore dietro ragazzi è oscillante, quindi potrà girarsi, potremo galleggiare in aria. Chissà se questo jet farà il culo al nostro laser, al P996. Come avete visto raga, c'è anche una strumentazione nuova dedicata a sé, quindi hanno ricostruito proprio diciamo da zero, non hanno preso la solita visuale e messa in un altro jet. E devo dire che è veramente una figata. E niente ragazzi, questo è il trailer che ci ha proposto Rockstar.